Che dire, sono da poco uscito dalla sala in cui hanno proiettato Logan, The Wolverine. Già dal trailer si poteva intuire che si trattava sì di una storia sul personaggio di Wolverine, ma molto rivisitata e molto diversa dal solito. E c'era il piccolo rischio che si potesse trattare anche di un prodotto magari anche sì ben riuscito, ma che andasse a copiare e a scopiazzare forse anche un po' male da altre opere, almeno per quanto riguarda quello che questa storia voleva rappresentare. Ebbene ragazzi, ora che sono qui a poterci ragionare a freddo con voi, posso dire che sicuramente questo Logan può definirsi tranquillamente uno, se non addirittura il miglior film dedicato alla saga degli X-Men. Io credo che questo sia poco, ma sicuro. Il perché? Beh, oggi lo scopriremo insieme, ma non prima della sigla. Allora, se dobbiamo parlare di questo film, innanzitutto bisogna specificare, a mio parere, che non si tratta, oppure difficilmente può essere lontanamente ricondotto, a tutta la timeline principale, quella alternativa che ha preso a un certo punto con la saga di X-Men, questa la storia di Logan. Però diciamo che questa storia vuole essere una storia totalmente a parte, quasi uno spin-off sul personaggio di Wolverine. Infatti, la trama di Logan non viene inventata di sana e pianta o viene presa da tutto il ciclo narrativo che possiamo trovare nei fumetti degli X-Men della Marvel. No, Logan è la diretta trasposizione cinematografica della graphic novel The Old Man Logan, realizzata niente poco di meno che da Mark Miller, pubblicata nel 2010. E già questa importante premessa dovrebbe farci capire che all'interno di questa pellicola ci troveremo a che fare con una storia, con dei personaggi e con delle tematiche molto molto diverse, almeno gran parte, molto diverse da quello che siamo abituati con quello che abbiamo visto sino ad ora nell'universo cinematografico degli X-Men. E in virtù di questo possiamo definire Logan come un benvenuto e finalmente ben arrivato film diverso dalla solita, diciamo, tiritea che avevano un po' preso ultimamente i film dedicati agli X-Men. Per carità, bellissimi, eh? Io ho dei fantastici ricordi di X-Men Giorni di Futuro Passato. Ma con Apocalypse hanno voluto un po' picchiare su queste tematiche per poi alla fine risultare un prodotto non proprio così eccelso, diciamo. No, finalmente con Logan possiamo avere tra le mani una pellicola diversa dal solito. Un film che fa grande perno sui sentimenti umani dei nostri mutanti e che soprattutto narra una storia di sopravvivenza, perché è questo che vuole essere Logan, tratta direttamente ovviamente dal fumetto, una storia di sopravvivenza, non tanto una storia di vendetta, una storia di scontri, una storia di supremazia. No, questa è pura sopravvivenza. Ci troviamo in un universo alternativo in cui i mutanti ormai non esistono più, e se esistono sono veramente pochi e tutti relegati più o meno in stato di cattività oppure confinati ai margini della società. E sempre questi pochi addirittura vengono braccati dall'esercito. E se questo non dovesse bastarvi per darvi un'idea di quello che veramente vuole proporre questo film, sappiate solo che all'interno appunto di questa pellicola due personaggi storici di questa saga, ovvero per l'appunto Logan e soprattutto Charles Xavier, qui vengono completamente presi, rimodellati e messi in scena degli eroi che noi per abitudine abbiamo sempre visto come qualcosa di molto potente, dei personaggi molto forti, carismatici, che sanno sempre come cavarsela. In questa pellicola sono veramente ridotti entrambi allo stremo, a dover fare i conti con il loro passato, con loro stessi, con la malattia e con la consapevolezza di essere gli ultimi della loro specie. Qui penso di non spoilerarvi assolutamente niente, anche perché sono tutte cose che già si vedono dal trailer. Ad esempio, Logan, il protagonista principale, ovviamente, in questo film è gravemente debilitato, sta iniziando ad invecchiare, le sue capacità rigenerative cominciano veramente a dare grandi difficoltà a Logan perché quasi non funzionano più, i suoi artigli di adamantio fanno addirittura fatica da uscire dalle mani. Wolverine è sempre Wolverine, diciamo che da un punto di vista mentale il personaggio è sempre lo stesso, ma in questo caso è il suo fisico a non riconoscerlo più. Un personaggio potente, cazzuto ed immortale come quello di Wolverine, qui in questo film deve fare seriamente i conti con la morte e con la malattia. Questo ambito quasi apocalittico e che vuole rappresentarci una storia di sopravvivenza per l'appunto, viene infarcito finalmente e giustamente di
tanta, tanta violenza. Violenza anche visivamente molto espressiva, con sangue, combattimenti, ferite aperte, sangue che sgorga, teste mozzate addirittura. Ma soprattutto ritengo che questo film possa essere veramente molto, molto apprezzato da tutti quelli che amano e seguono l'universo di X-Men, perché ha la sua importanza, diciamo. Perché in un certo senso, diciamo che dà finalmente una degna conclusione ai personaggi della vecchia generazione di X-Men. Sicuramente saprete che gli attori che interpretano Chuck Xavier e Logan hanno deciso di, diciamo, di abbandonare, almeno pare definitivamente, questa loro versione cinematografica dei loro personaggi. Il che sicuramente è una perdita abbastanza importante, anche perché iconograficamente parlando noi li abbiamo sempre inquadrati come quei personaggi, però giustamente hanno deciso di terminare l'attività e grazie a questo film all'interno della storia degli X-Men nell'universo cinematografico qui abbiamo una conclusione degnissima e giusta. Credo comunque che in un certo senso abbiate già capito, ma comunque non voglio aggiungere niente. Sappiate solo che se amate questi due personaggi, per appunto Xavier e Wolverine, e siete curiosi nel vedere un loro rimaneggiamento a livello cinematografico, vi posso garantire che in questo Logan avrete pane per i vostri denti in abbondanza. E per concludere, pur essendo una storia, diciamo, uno spin-off dall'universo principale, sono abbastanza sicuro nell'affermare che sicuramente questo film si pone il compito di dare un punto di svolta chiave tra la vecchia generazione di mutanti e la nuova generazione di mutanti. Non voglio aggiungere troppo, anche perché questo film veramente merita di essere assaporato fino alla fine. Io mi permetto solo di concludere con un voto, che per me in questo caso il 9 è meritatissimo. Perché sì, è vero, forse il materiale che viene messo a disposizione del pubblico non è molto originale di per sé, ma è estremamente originale nel mondo degli X-Men, ed esso viene sapientemente maneggiato per dare origine ad una bellissima storia di sopravvivenza, intensa, cupa, violenta ma estremamente umana, anche per dei mutanti. Bello, 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 bello. Veramente i miei 8 euro per il biglietto che ho speso sono stati veramente, veramente investiti bene. E sono certo che questo film rimarrà nel cuore di molti appassionati di X-Men per parecchio tempo a venire. Io sono di questo avviso. E voi invece cosa ne pensate di questa pellicola? Avete visto Logan oppure siete incuriositi nell'andarla a vedere? E se l'avete visto, cosa ne avete tratto? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Perché? Se ne avete piacere, come dico sempre, qui sotto la bacheca di commenti è tutta a vostra disposizione. Nell'aspettare piacevolmente i vostri commenti, io concludo qui questo video. Spero vi sia piaciuto, spero che riteniate che io abbia trattato degnamente l'argomento di cui stavo parlando in questo video, oppure spero che vi possa essere stato anche solo un minimo utile. Se così fosse e hai piacere a farmelo sapere, ti invito a lasciare qui sotto un bel mi piace. Inoltre, se questa è la prima volta che ci vediamo o non sei ancora iscritto al mio canale e sei interessato a questo tipo di contenuti che ho intenzione di portarne ancora, beh, il mio invito è di cliccare qui sotto sul tasto rosso. Come sempre, qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione trovi dei link che ti possono essere utili. Inoltre, qui sotto in descrizione, se volete sostenere gratuitamente questo canale anche da un punto di vista economico, qui sotto in descrizione per l'appunto trovate il link Amazon in cui, se volete, potete reperire i vecchi film di X-Men o almeno quelli che sono usciti fino ad ora. E in ultima mi permetto di ricordarti che YouTube ha attivato notifiche per i video. Se vuoi essere sempre aggiornato ogni volta che andrò a pubblicare un video qui su questo canale, qui sotto di fianco a tasto iscriviti c'è una piccola campanella. Cliccandoci sopra e attivando le notifiche per i video sarete sempre aggiornati per l'appunto. E basta, io non voglio rubarvi altro tempo. Io vi ringrazio infinitamente per essere arrivati fin qui, di aver visto questo video, e io vi do appuntamento con un prossimo video, sempre qui su questo canale. Alla prossima e buon Logan a tutti!